Nella scorsa puntata di Dall'Italia alla Spagna, pulito e profumato come una pesca, Nazzi riprende il suo cammino, ed incontrato e salutato Galeazzi, saluta anche la bella Milano, prendendo il decollo verso la Spagna. Raggiunto poi il suo punto di sosta, qual quadra non cosa, infatti, il nostro scellerato ometto, si rende conto di aver perso la paleria della tenda. E ormai, arreso al suo destino, decide di adattarsi come meglio può. Ragazzi miei, buongiorno. Buongiorno mondo. Mamma mia raga, stanotte che freddo. Mi sono messo il lenzuolo. Eccolo qua. Oltre al lenzuolo mi sono coperto anche con il secondo strato della tenda, perché si è messo a tirare del vento. Freddissimo. Sono le 6 del mattino e direi che è arrivato il momento di mettere a posto la tenda ed iniziare questo nuovo cammino. Yes! Iniziamo questo nuovo cammino e voglio salutiamo questo posto meraviglioso, guardate qua che bello! Comunque, destinazione di oggi, Alessandria. Non so quanti chilometri ci vogliono per raggiungerla, non so quanti chilometri riusciremo a fare, perché sono sicuro che il nostro caro amico Sole oggi ci darà un bel po' di filo da torcere. Temperature alle stelle, però noi siamo forti, ci siamo avviati presto e speriamo bene. Oh, che bello, eccolo! Il nostro ponte sta un po' rotto, non lo vedo molto in forma questo ponte qua. Sì, buongiorno sole meschino, buongiorno per te. Comunque guardate qua, ha il suo fascino, che bello. Per quanto riguarda la paleria, raga, non so da quanti giorni avrò quella nuova e quindi sicuramente mi toccherà dormire ancora un po' in queste condizioni con la tenda a sacco a pelo. Non è un problema, chi se ne frega, basta che dormiamo. Tutto a me mi capita, mannaggia la miseria. E questa? Ma questa fetta di anguria? Che cavolo ci fa qua? Primi 20 km percorsi e sta andando abbastanza bene. Sto trovando tutti i posticini e paesini abbastanza tranquilli, raga. Non c'è un'anima viva, però tutto sommato va bene così. Praticamente questa è una trappola. Raga, è piena zeppa di insetti all'interno. Non lo so, forse c'è qualcosa all'interno che li attrae, restano bloccate poi dentro e non sanno più uscire. Praticamente una trappola per la Popilia japonica, è un piccolo insetto originario del Giappone inserito tra le specie da quarantena perché arreca rilevanti danni alle piante. Dal Giappone con furore sono arrivati qua. Queste storie deserte di campagna. Secondo me qua c'è una bella chiesa. È una chiesa caratteristica. Mamma mia raga, che spettacolo, che bello. Uè uè uè, 34 gradi. La miseria. Gelatina.
Ne approfitto per montare un po' il video e nel frattempo il proprietario mi ha regalato questo. Direi che è arrivato il momento adesso di cercare un punto di sosta e praticamente voglio provare a raggiungere il Po, che non è molto lontano da qua, così dormiamo anche oggi su una spiaggia tranquilla e posso dormire nel mio sacco a pelo. Raga, sta segnaletica è spettacolare, guardate qua, c'è Pazzano a 3.6 km, poi c'è Bruxelles, Madrid, Londra, Casablanca, è molto utile. Sono quasi al mio punto di sosta ed è arrivato anche il momento di salutare la Lombardia. Ragazzi miei, sono al confine, questo è il segnale del confine, quindi adesso siamo in Lombardia e 3, 2, 1, siamo in Piemonte. Ci siamo, abbiamo raggiunto di nuovo il Po, eccolo. Vediamo un po'. Oh, eccoci. Abbiamo finalmente raggiunto il nostro punto di sosta. Raga, mi fermo qua. Ho percorso 45 km e passo oggi, quindi penso che basti. E la cosa buona è che abbiamo già l'ombra. Il sole sta calando, l'aria è abbastanza fresca, non ci sono ancora le zanzare, quindi abbiamo tempo un attimino di capire come mettere la tenda in qualche modo. Però voglio, mi dispiace un sacco per quello che sta succedendo quest'anno, perché la siccità ci sta, però nonostante tutto il Po non ha perso la sua bellezza, raga, è uno spettacolo. Solo un rayo del sol cambia il tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Pago por el show. Me siento feliz porque si no soy yo, pues quién. Todos caen a mi lado. El freno lo arranqué. Me siento feliz porque yo no. Direi che è arrivato il momento di montare la nostra tenda. Dato che non abbiamo le aste a disposizione, voglio provare a creare un sostegno, un qualcosa per tenere la nostra tenda un po' più aperta rispetto a ieri, dato che ieri abbiamo dormito tipo zanzariera, tipo sacco a pelo. Oggi vorrei un po' evitare, così stiamo un po' più comodi. E praticamente a disposizione ho visto che c'è questo palo e anche quest'altro palo qua. Lì in fondo ce ne sono altri due molto più vicini, sarebbero l'ideale, perché ho trovato praticamente questo mezzo tubo qua, è aperto, mi basterebbe appoggiarlo lì sopra e avere poi un sostegno per attaccarci la tenda. Il problema è che c'è un grande dislivello, raga, è proprio in salita, quindi proviamo prima con questi due pali qua e vediamo che cosa ne viene fuori. Abbiamo trovato un bancale. Più o meno il tutto sta procedendo, che è una meraviglia. Comunque ho comprato dei lacci di scarpa, vediamo se possono essere utili per allargare il tutto, speriamo. Stavo sistemando la tenda e devo dire che è venuto abbastanza bene, quando di colpo dietro le spalle sento una bella caduta ed eccolo qua. un po' troppo ripida, mi sa. Che bello, basta che non ti sei fatto niente. Sorpresa. Ragazzuoli, che spettacolo.
È venuta, allora, e diciamo al suo fascino, è una tenda spettacolare. Che spettacolo, ci siamo riusciti, spero che non mi crolli nulla addosso, però all'interno, meno male, abbiamo finalmente un po' di spazio, possiamo dormire abbastanza comodi, c'è un po' di pendenza laterale, però chi se ne frega, raga, spettacolo. Raga, sto entrando all'interno perché è l'ora delle zanzare. Fuori sta iniziando a fare buio e io direi che è arrivato il momento di riposare un po'. Raga, si vedono tutte le zanzare che cercano di entrare qui sul Po. Non si può. Comunque, io adesso riposo e domani riprendiamo il cammino. Speriamo che non mi crolli niente adesso. A dopo. No, però. Buongiorno mondo. Mamma mia, raga. Che spettacolo. Che bello. E la cosa bella è che sto scafurti qua a retto. Ci siamo? Tutto pronto e ragazzi miei, riprendiamo il nostro cammino. Che spettacolo, un campo di girasoli. Credo di aver trovato una pianta di amolo. Non so se è questa, par di sì. Mamma mia, raga, che bello. E lui, se siete carenti di vitamine, queste sono perfette. A parte che sono buone, sono piccine piccine. Buone. Centro abitato raggiunto. Ma che bello sto paesino. La cosa bella è che mi stanno guardando tutte le persone e io ho i piedi belli zozzi zozzi zozzi. Raga, ma qui è pieno zeppo di conigli. Che carino. Ah, sembrava che l'aria si stesse rinfrescando. E invece niente, il sole è venuto fuori peggio di prima, raga. Sono iniziate anche le salite, quindi... Oh, mamma mia. Ragazzoli miei, abbiamo raggiunto Alessandria. Una strada interessante questa. Ragazzuoli, qui c'è un orologio floreale. Sto lasciando Alessandria e direi di iniziare a cercare già un posticino dove sostare. Oggi non sarà semplice, quindi appena trovo un posto adeguato anche al problema che abbiamo con la tenda, ci fermiamo e per oggi basta così. Beh, non sembra male. Non so come, ma cercherò di piazzare la tenda qua, in questo spazietto. E poi vedo un modo per tenerlo un po' in piedi. Non è il massimo, raga. Credo che anche per oggi ci è andata bene. Ho montato la tenda a tipo canadese e ragazzi miei, ecco qua il risultato. Praticamente ho legato i quattro angoli della tenda dove è possibile e c'era un ramo che scendeva giù dove ho collegato poi il tutto. Ho rialzato un attimino questa parte qua per stare più comodo con la testa e penso vada più che bene.
c'è una piccola conca proprio sotto al lettuccio, fatta con le foglie. Tutto il resto ci ho messo il secondo strato sotto per evitare un po' di spine, perché ci sono un po' di spine, e quindi sono soddisfatto, sto pure al fresco, quindi meglio di così. Mi sono lavato a qualche fontana oggi, però sono comunque zozzo zozzo e sono super accaldato. Mi sento bollire, sarà tutto il sole che ho preso, però sinceramente mi sono abituato, cioè diciamo a queste temperature riesco a camminare senza problemi, sudo come un maiale, però vado. Ragazzuoli, direi che è arrivato il momento di concludere anche quest'altra giornata. Mi sono fatto il rifugio qua, per il momento va tutto bene, non mi crolla ancora niente addosso, quindi va benissimo anche oggi così. Mi sa che sarà così ancora per un po', e non vedo l'ora di avere di nuovo la paleria tra le mani. Comunque io adesso vi saluto, e ora sperando che questo video vi sia piaciuto, non dimenticate di mettere un mi piace, di condividere e di iscrivervi al canale. Detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!